Questi dolci cagnolini di 8 settimane squittiscono dietro le sbarre di una gabbia, ma stanno bene. Ma purtroppo non è così per tutti e 22 i cuccioli sequestrati l'altro giorno dalla Guardia di Finanza in Alta Pusteria a Pratola Drava e che ora si trovano alla SIL. I cuccioli non stanno bene, non tutti perlomeno. Quelli che stanno meglio cominciamo già a cercare di fare degli affidamenti provvisori e per quelli che invece non stanno bene cerchiamo di curarli prima di darli via. Però le condizioni di alcuni erano abbastanza critiche, probabilmente a causa del viaggio e della giovanissima età. Neanche a dirlo, al canile della SIL alla periferia di Bolzano sono subissati di richieste per adottare i cuccioli, la maggior parte maltesi, che viaggiavano in condizioni vergognose a bordo delle auto degli spietati protagonisti del commercio illecito di quattro zampe. Fanno arrivare una fornitura di cani, già preventivando delle perdite, e poi affidano generalmente i cani direttamente dando appuntamenti per strada o in una stazione senza avere un posto, un recapito fisso. Il commercio illegale di cani di razza viaggia attraverso le autostrade multimediali, le trattative avvengono prima sulla rete, poi gli affari si concludono per strada. Questi cani vengono dai paesi dell'est perché là costano molto poco. Partono probabilmente anche in buone condizioni, nonostante tutto, nonostante non siano stati vaccinati, ma date la giovane età, sono appena in età da poter cominciare una vaccinazione. Ma vengono perché il prezzo è molto favorevole. Ora i cuccioli, soprattutto maltesi, ma ci sono anche Chihuahua e Shiba Inui, accuditi dal personale della SIL, prima di essere adottati devono essere vaccinati e dotati di microchip.